Presidente dello Spazio Pure Street di Cremona, con questa iniziativa vuole richiamare tutti a porre al centro il lavoro, i diritti del lavoro e i diritti al lavoro in una democrazia che vuole essere davvero una democrazia. Non bastano provvedimenti una tantum, non bastano bonus, non bastano sgravi contributivi per assunzioni temporanee di forza lavoro giovani. Serve una svolta nella politica economica del nostro paese. Occorre adottare un piano nazionale per occupazione con adeguate e forti investimenti mirati. Se ci fosse senso di responsabilità, basterebbe questo grande obiettivo per unificare in un soggetto politico le diverse forze a sinistra del Partito Democratico. La presenza di Pierluigi Bersani a questo incontro ci servirà a definire meglio questa proposta strategica. Ringrazio per il loro contributo gli onorevoli Giovanna Martelli dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati e l'onorevole Franco Borgo. Ma soprattutto, quando arriverà, voglio sottolineare l'importanza della presenza a questo tavolo del sindacato della figura di Elena Attuale, segretaria regionale della CGIL. Non c'è governo dei protesti economici e sociali, non c'è difesa e promozione dei diritti se non ci sono attori sociali organizzati. Lo dico non solo per la mia storia di metalmeccanico iscritto alla FIOM, lo dico come democratico che milita dentro l'articolo 1 MDP. Ma i diritti individuali senza diritti sociali sono per una parte soltanto dalla dialogo posizione. Tutto lombardo sul lavoro tre giorni prima del voto sul referendum dell'autonomia, e quindi mi sembra assolutamente importante porre al centro i problemi reali che sono appunto quelli dei diritti e della dignità del lavoro. Come diceva Fabrizio, è necessario rimettere al centro dell'agenda politica un piano nazionale del lavoro, perché come appunto anticipava Fabrizio, in questi anni, dal Jobs Act in poi, abbiamo vissuto una stagione dove si è pensato di risolvere il problema dell'occupazione, si è pensato di affrontare il tema dell'occupazione flessibilizzando i contratti di lavoro e non intervenendo invece sull'economia del paese e quindi dando risposte e soluzioni rispetto alla domanda di lavoro. E quindi questa è la prima contraddizione che poi ha portato nel corso del tempo, nel corso di questi anni, alla situazione, all'evoluzione che stiamo vivendo. Quindi su questo è necessario intervenire. Il Jobs Act ha creato una precarietà infinita, data da una serie di articolazioni, da una serie di provvedimenti che ci portano costantemente, ognuno di noi, chi vive oggi il mondo del lavoro, a non sentirsi più sicuro, a non sentirsi più tranquillo rispetto al proprio progetto di vita individuale. Giustamente i lavoratori ci dicono: cosa intendi per piano per il lavoro? Va bene, allora noi pensiamo appunto a un piano di investimenti importanti, pubblici e privati. Quello pubblico può generare appunto anche investimento privato. Investimenti significativi, riteniamo 8-9 miliardi di euro in un triennio che possono creare appunto 250-300 mila posti di lavoro. Nel settore, in quale settore? Nelle energie rinnovabili, nel dissesto idrogeologico, nella ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, a partire dalle scuole, nella valorizzazione del nostro patrimonio artistico, finalizzata anche a uno sviluppo, ulteriore sviluppo di una filiera economica come quella del turismo. Un intervento che, guardate, genera di suo anche un introito, una, un
costo ovviamente, ma anche la capacità di generare un introito stimato in circa 2 miliardi di euro. Allora, piccole e grandi opere, senza dubbio, a livello sociale, ma anche a livello ambientale, per cui non soltanto appunto la difesa idrogeologica appunto, ma anche l'acquisto di nuovi 500 convogli per pendolari, ferrovie locali, interventi volti al risparmio energetico, dicevo, a mezzo della bioedilizia e per lo sviluppo delle energie rinnovabili, ma poi ovviamente sul settore primario, per cui politiche industriali. Noi pensiamo che con il coinvolgimento anche della Cassa Depositi e Prestiti appunto si possano attivare questi investimenti, almeno 2 miliardi nel campo della ricerca e innovazione e altri 4 a sostegno di programmi quadri di sviluppo, perché noi abbiamo bisogno di rilanciare la nostra industria, la nostra capacità produttiva nella siderurgia, nella chimica, in modo particolare a partire da quella cosiddetta verde, le energie appunto ancora rinnovabili, ma i beni strumentali, la mobilità e i trasporti. Guardate che su questo punto, ad esempio, lo cito come con 30 secondi di approfondimento perché sono nella commissione trasporti, che noi abbiamo di fronte, ce lo dicono tutti gli osservatori nazionali e internazionali, abbiamo una capacità, diciamo, una potenzialità di sviluppo di lavoro, non fosse altro per come è configurato il nostro paese, questa portaerei diciamo dentro nel Mediterraneo, con il raddoppio del canale di Suez, che tutti gli osservatori dicono un incremento di, sul nostro paese, di volumi di traffico che cresceranno dell'80 del 100% nei prossimi 25-30 anni. Com'è che li gestiamo? Con questo, come li stiamo gestendo adesso, per cui ancora con porti non in grado di ricevere appunto le merci, con infrastrutture in modo particolare ferroviarie, per cui con i retroporti che non riescono a trasferire su tutta la parte del continente appunto ciò che arriverà, perché comunque arriverà, se noi siamo in grado di gestire, appunto di programmare, forse anziché subire soltanto, riusciremo anche a gestire meglio, con maggiore sostenibilità ambientale e anche a creare posti di lavoro. Cominciare con un ricordo, che quando la CGIL presentò il piano del lavoro, l'onorevole Bersani era candidato delle forze di centrosinistra per governare questo paese. E sentendo di evocare da voi la parola piano per il lavoro, sono ritornata a quell'assemblea di presentazione che la CGIL nazionale fece e trovo nelle parole di Franco ora, nel progetto che, come dire, si sta presentando anche questa sera, nell'ipotesi di una sinistra che pensa di candidarsi, quantomeno insieme ad altri, a governare il paese, trovo in quelle, nelle proposte che qui sono state, seppur sinteticamente presentate, una serie di grandi analogie su quello che continua ad essere per la mia organizzazione, cioè per la CGIL, un punto di riferimento importante e fondamentale per riprovare a rimettere in moto un'idea diversa di che cosa significa oggi ricostruire un paese anche dopo tutti questi anni di crisi, che mi permetto di dire, contrariamente a quello che ci si racconta soprattutto sui giornali, ci si racconta meno nella vita quotidiana incontrando le persone, di una crisi che sembra passata, ma che se in parte è passata sta lasciando dietro di sé tante macerie e soprattutto sta lasciando dietro di sé un grado di deprivazione, non solo di maggior povertà economica, ma di deprivazione di un'idea di come insieme le persone possano costruire un'altra idea ed un altro progetto. E credo che questo interroga ovviamente un'organizzazione sindacale come la CGIL, dovrebbe per la verità interrogare tutte le organizzazioni sindacali che fanno della propria azione collettiva
e quindi del riconoscimento dell'essere rappresentanti di una parte il proprio agire, e credo anche che questa riflessione su come usciamo da questa condizione di crisi o come stiamo dentro in questa fase, che sicuramente non è più quella delle chiusure di tutti i giorni, ma che continua ad avere pesanti condizioni, come dire, di sofferenza, e soprattutto ci lascia e ci consegna una più profonda disuguaglianza, che non è solo una diseguaglianza di reddito, che pure c'è. Bordo ricordava adesso, come dire, la condizione delle persone, le condizioni di precarietà, la, come dire, il definire qual è l'orizzonte e quali sono le speranze che hai di fronte a te. Ma ci lascia anche una profonda lacerazione, una profonda diseguaglianza nelle opportunità. Lo dico in un contesto come quello di questi giorni, in cui in questa regione si discute tanto, visto e considerato che abbiamo una scadenza elettorale di qui a qualche giorno, che noi siamo una regione ricca e che sulla base del fatto che siamo una regione ricca abbiamo, come dire, bisogno di distinguere, e abbiamo bisogno, secondo qualcuno, di prendere in qualche modo dentro il tema dell'autonomia, della riscrittura della Carta dei diritti, che mette tra i tanti diritti ovviamente anche quello non della garanzia a vita, ma del fatto che tu, se sei un lavoratore a tempo indeterminato, devi avere la possibilità di essere una persona dentro il luogo di lavoro, non un numero che è scartabile dall'oggi al domani, non una persona che sono...